poco fa ho detto Little Tony e Gabri Ponti fece un esperimento dance con una canzone cantata da Little Tony. Io ho salutato Little Tony che se n'è andato ed è apparso Gabri Ponte che è qui con noi oggi pomeriggio. Ciao Alba. Che ciao, non doveva essere qui con noi perché passava per altri motivi. Però un saluto agli amici. Però adesso che sei agli amici, che poi tu sei di amici adesso, voglio dire. Cioè. È vero, c'è questa cosa. Che storia! Ma com'è Gabri? Che te. Cioè, quanti anni hai? 12, 13? Cosa è successo? Non invecchia mai sto ragazzo. Okay, Gabri non invecchia mai, soprattutto questa tua nuova veste di giudice ad amici. Ti ho visto diverse volte. Devo dire che sei credibile, mi sei piaciuto. Ti ringrazio. Cosa pensi quando sei lì? Sei su Facebook. Twitto di nascosto. Ma come sono curioso di sapere come è nato questa collaborazione. Beh, guarda, come dicevamo prima, microfoni spenti, proprio, esattamente come quando tu tanti anni fa mi chiedesti: ma senti, ma ti andrebbe di venire a Radio DJ a fare qualcosa? Uh-huh. E io così sono rimasto un po' di sasso. Ma chi è che ti ha telefonato? Da De Filippi? No, sempre io. Ma sempre tu che vuoi andare da amici? Adesso a distanza di 10 anni Albertino mi chiama e mi dice: senti, ma vorrei. È stata Maria che mi ha chiamato. Ah, direttamente. Insomma, mi ha proposto questa cosa. Io sono stato onorato. Ovviamente. Ti diverti? Mi diverto un casino, mi piace. Mi sto imparando tantissimo, sto facendo un'esperienza veramente interessante. Quindi... visto che sei qua, come ballo, secondo te? Senti, una felpa di Moreno si può avere. Così, no, senza offeso, che a me piace la felpa di Moreno. Ah, ma avrai un tuo preferito. Ma non posso. Non puoi dirlo. No. Senti, noi abbiamo un ragazzo che fa il rap. Approfittando della tua presenza, ma veramente questa è una cosa inaspettata. Impreparata. Oh! Ecco. Sono Loreno di Amici, rappo a tutto, non ce n'è problema. Ciao Loreno. Non ce n'è problema. Ecco, noi abbiamo trovato. Ciao Gabri. Eccolo qua, vedi. Ciao, Deve essere un caso di un'omonimia. Ciao Loreno. Ciao Gabri. A me non mi saluti. Oh, bello. Ciao Alba. Sì, ma tu sei Loreno? Sono Loreno di Amici, la controfigura di Moreno nelle scene di Pericolo. Ma perché c'è Pericolo ad Amici, non ho capito. Hai mai fatto la doccia con Garrison? No, effettivamente. C'è Pericolo. Rappo tutto, non ce n'è problema. Non ce n'è problema, ma vogliamo sentirti così, Gabri, visto che qui potrebbe... Ti sfido, c'è il caga, c'è il caga. Ma chi cosa? Noi? No, guarda, io rappo tutto, non ce n'è problema. Dai, faccio un esempio di cosa rappi. Aspetta dai, che chieda a Ponzio, che è qua il mio amico. Ponzio, tira fuori una roba dalla tasca. C'è del Vinavil. C'è il Vinavil. Dai, faccio un rap sul Vinavil. Un rap veloce che ti diamo un giudizio. Faccio il Vinavil, un attimo. Di Gabri Ponte che è qui con noi. Oh, Vessicchio, rimettimi la base da capo sul Vinavil. Questo barattolo contiene Vinavil. Me lo spalmo in faccia come Clerasil. Poi me lo levo utilizzando il Cicapil. E se lo compro faccio lievitare il pil. Questo barattolo è di colla vinilica. E se lo spalmi su qualcosa si appiccica. La situazione qui in Italia si fa critica. Perché la mafia è colla con la politica. Ma che c'è la politica con Vinavil? È un paese che sta andando giù. Dai, facci un altro esempio, dai, con qualche altro oggetto. Un altro. Un attimo, ciao. Scusa, io vorrei sentire Gabri. C'hai caga, No, non c'ho caga. Allora è Gabri che c'ha caga. No, nessuno. C'hai caga tu? Loreno, per me assolutamente no. C'hai dei problemi, io non ce n'ho problemi. Dai, fagli un altro esempio, convincilo. Aspetta un attimo, Ponzio. Gli diamo un'altra chance, Gabri. Sì. Ma siete sicuri? Ma sì, diamo. Tu rappi tutto, giusto? No, taglia unghie del dottor Scholz. Taglia unghie del dottor Scholz. Vabbè, io rappo tutto comunque. Vai, mettimi la base, Vessicchio. Taglia unghie del dottor Scholl. Ti fa le unghie belle come Claudia Cole. Ti puoi grattare mentre aspetti gli exit poll. E non ti graffi quando balli rock and roll. Alzare il braccio di metallo e ruotare. E con un gesto deciso tagliare. Però un artiglio te lo devi lasciare. Perché i politici li devi graffiare. C'è bisogno di una voce, po! Sì, po, c'è sempre, arriva, è sempre a parare sulla politica, però mi sembra di capire. Perché questo, l'Italia c'è la crisi, la gente non compra più niente. Ma mi ricollegherò, ci risentiremo, Gabri, c'è il caga. Volevo ringraziare Gabri per averti sopportato e aver sopportato anche questo momento. Non ce n'è problemi, Gabri. Grazie Loreno. Gabri, grazie. Siete fantastici. Sono sconvolto. Voi, da questa parte del vetro, sì. Grazie Gabri. Grazie. Ciao a tutti.